Incredibile ma vero. Dopo la forte denuncia pubblica fatta dal Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista attraverso un servizio giornalistico di PCML TV, la televisione online del PCML visibile all'indirizzo www.mogulus.com/PCMLTV, denuncia ripresa con ampio risalto da ureporter.it, il portale italiano leader nel fotovideo giornalismo cittadino, dal quotidiano Il Golfo che vi ha dedicato l'intera pagina 10 e dall'emittente televisiva Tele Ischia che ha mandato in onda una lunga intervista al dirigente del PCML Gennaro Savio nel corso del Telesera, mostrando in merito eloquenti immagini, la spiaggia di Ischia Ponte, denominata del Muro Rotto, è stata immediatamente ripulita e a fondo, così come si chiedeva. E pensare che quella spiaggia, dall'inizio della stagione turistica, era stata trasformata dall'indifferenza e dall'insensibilità dell'amministrazione comunale del sindaco albergatore, Giosi Ferrandino, in un vero e proprio letamaio. E a nulla erano servite sino ad oggi le vibrate proteste dei bagnanti e della cosiddetta opposizione consiliare di centrodestra, che strumentalmente aveva sollevato la questione circa una settimana fa, ma che non poteva e non potrà mai avere la credibilità necessaria a tal proposito perché, quando era al governo del comune di Ischia, l'intero territorio comunale versava in una condizione di sporcizia pietosa con cumuli di rifiuti ammassati lungo le strade per intere settimane. Ora, grazie all'impegno sociale e giornalistico del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, i bambini, che in massa si recano quotidianamente su quella spiaggia assieme alle loro mamme, possono giocare tranquilli senza essere circondati da sporcizia e rifiuti vari e, soprattutto, senza correre il rischio di prendersi qualche malattia. La pulizia della spiaggia del Muro Rotto risulta veramente un risultato eccellente ottenuto dal Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista attraverso la denuncia pubblica avanzata nei confronti dell'amministrazione comunale di Ischia, soprattutto se pensiamo che quel arenile non è stato mai pulito e come si doveva dall'inizio della stagione turistica e nei giorni scorsi, così come abbiamo denunciato attraverso le immagini eloquenti che tutti hanno potuto vedere, c'era una situazione davvero scandalosa con sporcizia dappertutto e cumuli di rifiuti che inondavano ogni angolo di quella bellissima spiaggia libero. Un risultato ancora più eccellente se pensiamo che erano settimane ormai che i bagnanti facevano sentire forti le loro proteste nei confronti dell'amministrazione comunale e che nonostante le vibrate proteste da parte della cosiddetta opposizione di centro-destra, nulla si era mosso. Nulla si era mosso anche perché il centrodestra, all'opposizione oggi dell'amministrazione di centro-sinistra, non può avere la credibilità su queste questioni necessarie nei confronti dell'amministrazione comunale guidata dall'albergatore Giosi Ferrandino, perché quando amministrava teneva il paese in un vero e proprio letamaio. Oggi il dramma nel Consiglio Comunale di Ischia è proprio questo, la mancanza di una opposizione, e di questo sono gravemente responsabili i cittadini e gli elettori del Comune di Ischia, che alle scorse elezioni hanno avuto la possibilità, essendo presente la lista del PCML capeggiata dal candidato a sindaco Domenico Savio, ma non ci hanno dato il suffragio necessario affinché potessimo essere presenti in Consiglio Comunale e batterci all'interno di quell'istituzione, così come facciamo nella società, a difesa dei veri interessi dei cittadini, della classe lavoratrice tutta. Ritornando alla spiaggia del Muro Rotto, naturalmente auspichiamo e vigileremo affinché ciò avvenga, che quella spiaggia quotidianamente venga tenuta pulita dall'amministrazione comunale di Ischia.